Questo laboratorio è stato progettato per la caratterizzazione meccanica di una vasta gamma di materiali, a partire da materiali biologici, plastiche, materiale memoria di forma, metalli o anche materiali da costruzione. E nell'ambito del progetto Mater è stata utilizzata questa macchina di prova, è una MTS Inside ed è una macchina elettromeccanica che può effettuare diverse tipologie di test a trazione, a compressione, a flessione e strappo. E nell'ambito della caratterizzazione dei micomateriali sono stati effettuati test a trazione e a strappo. I test a trazione vengono effettuati nel seguente modo. Vengono innanzitutto utilizzati degli standard che in genere vengono utilizzati per testare le similpelli. Il provino per i test a trazioni è un provino rettangolare, viene afferrato dalla parte superiore e inferiore, la traversa si muove verso l'altro e il provino viene tirato fino a completa rottura. Il carico viene registrato durante l'intero test e la resistenza a trazione è quella corrispondente al carico massimo prima della rottura del provino. Possiamo pensare alla forza ad esercitare per rompere a trazione questa tipologia di materiali come alla forza che esercita un essere umano per sollevare una bottiglia di acqua. L'altra tipologia di test sono i test a strappo e ne abbiamo effettuati di due tipi per studiare il materiale quando è lacerato o quando è tagliato. La forza necessaria allo strappo di tali materiali può essere pensata come la forza necessaria a un uomo per strappare un foglio di carta. Questo tipo di prove meccaniche è molto importante in quanto in base al risultato sperimentale ottenuto si può definire la destinazione d'uso di quel materiale e per quanto riguarda l'ambito tessile, per esempio, si può decidere se utilizzarlo per un abito, per delle scarpe o per delle borse.